Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei che la nostra attenzione si concentrasse su Dio Padre. Accadrà sempre attraverso il Figlio, visto che, come disse Gesù, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Anche San Giovanni Evangelista ribadisce in una sua lettera questa verità: chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Questo accade per il motivo che ci diceva la parte terminale del Vangelo di oggi, che è, se ricordate, lo stesso della messa del giorno di Natale. Lo rileggo: Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Dunque si può conoscere il Padre di tutti solo se si accetta il Salvatore di tutti, che è Gesù, vero Dio e vero uomo. Nel seno di Dio Padre c'è eternamente un Figlio, l'unico generato prima del tempo, l'unico che è sapienza eterna e parola definitiva su ogni cosa creata e su tutti i possibili sviluppi dell'umanità. Sapere come opera Dio Padre in noi vuol dire aver accolto la verità nel suo corpo, visto che il Verbo si è fatto carne, e nella sua anima, visto che è l'anima ad essere unita ipostaticamente alla divinità di Gesù. In parole più semplici, se cerchi il papà che ti benedice entrando in comunione profonda con te, vivi unito a suo Figlio e lo sentirai come l'anima di Gesù sentiva l'unione con Dio. Come il calore di un maglione di lana lo possiamo sentire non tanto perché esistono le pecore, le filatrici e i prodotti finiti dai maglionifici, quanto perché lo indossiamo ed esso diventa pelle, così si può conoscere Dio Padre solo rivestendoci di Gesù ed essendo suoi intimi amici. Questa intimità con Dio, possibile solo attraverso il Figlio, è il segreto delle benedizioni celesti che piovono su di noi, facendo della nostra vita una lode a Dio Padre. Il Figlio, sapienza eterna del Padre, accetta un ordine, quello di diventare creatura. Sentite che cosa dice il libro del Siracide. Allora il creatore dell'universo mi diede un ordine. Colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele. Affonda le tue radici tra i miei eletti. Piantare la tenda e fissare la tenda in Giacobbe vuol dire prendere un corpo e un'anima umani e nascere ebreo. Affonda le tue radici fra i miei eletti, dice Dio Padre a Dio Figlio. Il popolo dell'alleanza ha avuto la prima elezione, ma noi ci auguriamo qualcosa di più, perché quello che vale per noi è una promessa per tutti. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Per tornare all'esempio del maglione, Gesù è venuto a riscaldarvi perché c'è un freddo mortale che vi vuole privare del Padre. Vi vuole fare credere che non c'è, non si preoccupa di voi, non cambia la vita, ti toglie la libertà e roba d'altri tempi. Non è così, fratelli e sorelle. La lana riscalda da sempre e l'uomo sempre avrà bisogno del calore umano e di un maglione. Quanto più allora gli serve il calore di Dio Padre nella sua vita? Chi capisce questo, capisce a quale speranza siamo stati chiamati. Capisce perché la sapienza di Dio va lodata e ringraziata. Senza Gesù, infatti, Dio Padre sarebbe un grande sconosciuto e un Dio che non riscalda nessuno. Un grande temuto e un Dio che ha dato solo leggi e precetti. Un grande creatore e un Dio che mi può dare solo cose. La fede cristiana non vuole cose e non considera nemmeno il paradiso come una cosa. Per questo della sapienza si dice ancora, sempre nella prima lettura,
Dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria, in mezzo al suo popolo viene esaltata, nella santa assemblea viene ammirata, nella moltitudine degli eletti trova la sua lode e tra i benedetti è benedetta. Ecco la parola chiave, benedizione. Se abbiamo capito di essere benedetti, allora benediciamo, come faceva San Paolo oggi. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Se siamo ancora fuori della comprensione che Dio è amore ed è Padre, che è entrato in comunione con noi tramite suo Figlio, non benediciamo, non amiamo, non ci sentiamo figli adottivi ed eredi di Dio stesso. Non cerchiamo benedizioni spirituali perché siamo ancora carne che non riconosce l'importanza della carne di Gesù Cristo. Per questo il Vangelo diceva anche: venne fra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. Rinunciare a questa intimità con Gesù, che ci porta a Dio Padre, capite che ha delle conseguenze devastanti: l'ateismo, il materialismo, le sofferenze interiori che non guariscono mai, la rabbia di non poter cambiare noi stessi o il mondo, la disperazione, il cinismo, l'autolesionismo e tanti altri disturbi che normalmente attribuiamo a problemi psichiatrici. Il Salmo 147 però ci diceva del Figlio: egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Dovremmo anzitutto capirlo noi questo versetto per poi fare una proposta cristiana completa a qualche persona angosciata, desolata e ferita in vario modo dalla vita. Dio mette pace nei nostri orizzonti ristretti se ci lasciamo amare dal Padre e dal Figlio, se ci lasciamo purificare la mente con le parole di verità che la Scrittura ci propone e se ci lasciamo cancellare i peccati dal sangue di Gesù operante nella confessione sacramentale. Dopo aver fatto questo, ci sazia con fior di frumento per mezzo dell'Eucaristia. Un cibo che è la somma di tutte le benedizioni, perché è comunione con il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e tutti i santi del Paradiso e del Purgatorio. Questo cibo sazia, ma solo chi capisce la benedizione di Dio Padre. Uno scrittore polacco ed ebreo, morto nel 1966, di nome Stanislao Jerzy Lec, si chiedeva in un suo aforisma: vorrei sapere quale resto di eternità è ancora rimasto. Rispondiamo: la benedizione che non vedi, perché non hai conosciuto il Figlio e dunque sei stato orfano di padre. Sia lodato Gesù Cristo.